Oh, fratelli bianconeri e non, ed eccoci qua per il video delle pagellasse che come sempre io, te, Ciapa, mi scrivo, perché se no... Buffon, senza voto. Non l'ho giudicato perché praticamente è stata una domenica molto molto tranquilla, per cui non serviva dargli un voto. Quadrado, io gli ho dato 6,5, gli do 6,5 per l'applicazione che questo ragazzo sempre mette quando gioca. Oggi ha fatto il terzino dimostrando che lo può fare. Chiaramente dobbiamo sempre valutare e vi serve valutarlo sempre in ottica di chi abbiamo di fronte. Bisogna tenere conto che abbiamo avuto di fronte una squadra che non è che ci abbia creato più di tanti problemi, però se l'è cavata come sempre bene, grande corsa, cross praticamente... Non dico tutti perfetti perché forse esagero, però è uno di quei giocatori che io difficilmente mi riesce a criticare. Bonucci, dunque, a Bonucci ho dato 6. Ho dato 6 perché credo che abbia fatto una partita per questo voto e gli do un piccolo frammentino di voto in meno per lo svarione che ha fatto verso la fine della partita, che poteva permettere alla SPAL di riaprirla, e non tanto per il risultato, perché probabilmente la Juventus l'avrebbe vinta lo stesso, ma proprio perché sono partite che dimostrano sempre di più che bisogna tenere altissima la concentrazione fino alla fine. De Ligt, io a De Ligt ho dato 7, ho dato 7 perché credo che oggi abbia fatto una partita perfetta, senza sbagliare nulla, ha fatto tutti interventi pulitissimi, ha ricevuto anche una gomitata che poteva essere ben più dolorosa di come è andata a finire, incidente di gioco sia chiaro, però io lo vedo in crescita e anche molto, e lui per primo credo che sappia due cose. La prima è quella di aver giocato oggi bene, ma la seconda credo che abbia capito o che stia cominciando a capire il fatto che lui, questa squadra non uscirà più. Che giochi Chiellini o che non giocherà, io penso che lui, Bonucci e Chiellini potrebbero giocare anche insieme. Ma di questo ne parleremo casomai in un altro video. Matuidi, gli ho dato 6,5, gli ho dato 6,5 per l'abnegazione che ci ha messo, perché ha fatto in un ruolo che ovviamente non è assolutamente il suo, però ha dato tutto se stesso, si è applicato bene, ha fatto anche due interventi dove mi è piaciuto particolarmente, e quindi al bravo Blaise, che tutti diciamo sempre, lo critichiamo sempre, io credo che abbia fatto una partita ben oltre la sua sufficienza. 6,5 credo che sia il suo voto giusto. Kedira, gli ho dato 6 di sufficienza, non mi è piaciuto particolarmente Sami oggi, però il suo lo fa sempre, è un giocatore veramente che dà tutto alla causa, è un giocatore che anche oggi ha sfiorato almeno in un paio di occasioni il gol. Diciamo che non l'ho visto lucidissimo come in altre occasioni, ecco, voto di sufficienza sì, ma non oltre. Pjanic, udite udite, io oggi a Pjanic ho dato 8, udite udite, e questa è la dimostrazione che quando un giocatore gioca bene, io non sono prevenuto come molti pensano, assolutamente, quando un giocatore gioca bene, fa delle belle partite, io i voti alti glieli do, e oggi a 8 a Pjanic lo do tutto, ha fatto per me una partita perfetta. Potevo dargli 7,5 per l'ammonizione stupida solita che prende in ogni singola partita, perché se non la prende non è contento. Oltretutto un'ammonizione presa quando stavi già 2-0 in una partita che ormai non aveva più nulla da dire. Però comunque gli voglio mantenere l'8 perché secondo me oggi è stato perfetto, a parte che è stato autore di un gol bellissimo. Però è stata tutta la partita dove è stato veramente il fulcro del nostro centrocampo. Ecco, la partita di Pjanic oggi che cosa vi deve far capire, cari amici tifosi juventini? Che quando io critico Pjanic non è che lo critico come giocatore in sé, lo critico per quello che fa. Quando io vi dico sempre che Pjanic nella Juventus faceva l'incontrista, ma non è un incontrista, è un giocatore che deve giocare più avanti, perché più avanti può essere più utile alla Juventus.
quando gioca troppo indietro ed è costretto, non perché sia un incontrista, ma perché è costretto a giocare da incontrista, è un giocatore inutile, che non ti serve. Questo Pjanic di oggi è un giocatore che ti serve. Anzi, il Pjanic di oggi diventa quasi imprescindibile in questa squadra. Spero di essermi spiegato bene una volta per tutte. Rabiot, gli voglio dare 6 perché lo voglio aiutare nella sua crescita, però anche oggi non mi è piaciuto. È un giocatore palesemente indietro. Io non so se questo Rabiot sia il giocatore che non possa dare più di così e questo è il suo massimo livello. Io non ci voglio credere, per cui gli voglio dare un 6 di incoraggiamento, sperando di vederlo in futuro a prestazioni migliori anche di quella di oggi, perché se devo dire che mi è proprio dispiaciuto, no, però io da un Rabiot voglio molto di più di quello che mi sta dando adesso, quindi gli voglio dare ancora tempo, un 6 di incoraggiamento. Ramsey, 6 e mezzo, questo è secondo me un giocatore che comprato a parametro zero a Paratici io personalmente faccio un monumento, perché per me è un giocatore fortissimo tecnicamente, è un giocatore che gioca tutto campo, sa recuperare palloni, sa creare gioco e sa fare anche gol. Uno di quei centrocampisti veramente che potrebbe diventare realmente, non dico importante, ma fondamentale per la nostra squadra. Bravo Aaron. Dybala, 7, anche oggi a Dybala do 7 perché secondo me ha fatto un'ottima partita, gli manca soltanto il gol che speriamo arrivi presto. Se Dybala gioca più avanti vicino alla porta sicuramente qualcosa in più a questa squadra lo può dare. Resto dell'idea che non sia un fuoriclasse, resto dell'idea che sia un giocatore buono, non oltre a questo, però è chiaro che tecnicamente lo mettiamo su un piano superiore a molti della nostra squadra. Mi aspetto ancora di più di quello che ha fatto oggi, gli manca soltanto il gol. Quando arriverà il gol forse ritorneremo, forse, mi auguro, a rivedere il Dybala che tutti noi vorremmo vedere. Ronaldo, io Ronaldo ho dato 6, ma ho dato 6 per il gol, mi spiego. Ronaldo secondo me sono 2-3 partite che non è il Ronaldo che noi siamo abituati a vedere. Oggi si è mosso molto, ha cercato di creare gioco, ha fatto 2 splendidi assist che avrebbero potuto avere esiti migliori. Ciò non toglie che non è ancora il Ronaldo che voglio vedere io. Poi è Cristiano Ronaldo e quindi va tutto bene, però voglio vedere un altro giocatore, perché io sono convinto che se questa partita di oggi l'avesse fatta Higuain non so quali sarebbero state le voci. Io personalmente ripeto, gli do 6 ma non mi sento di dargli più di 6 in una partita come questa. Emre Can, gli ho dato 6 perché secondo me, non tanto per la prestazione ma per il suo rientro in squadra, un rientro che lui merita assolutamente, perché per me Emre Can poteva essere molto più utile in Champions per esempio di un Bentancur, a mio parere, a mio modestissimo parere, senza nulla togliere a Bentancur che sono convinto che sia un giocatore che abbia comunque un futuro roseo davanti, ma se avessi dovuto scegliere tra Rodrigo ed Emre sicuramente avrei scelto Rodrigo per la, Emre Can per la Champions. Questo non si discute. Un 6 glielo do proprio perché secondo me merita più che altro il rientro. Bernardeschi. Io Bernardeschi mi sento di dare anche oggi un voto basso, 5 e mezzo. Per quel poco che l'ho visto giocare non mi è piaciuto. Io non so, l'ho sempre difeso, lo sapete bene, però anch'io non, devo dire che sto cominciando a pormi qualche domanda. Allora, i discorsi sono 2 su Bernardeschi. O è un giocatore che si è totalmente involuto e ha fatto sempre peggio e più in là di lì non va, oppure stiamo studiando e vedremo il vero Bernardeschi fra un mese o 2. Le situazioni secondo me sono una delle 2, da qui non si esce. Non credo che sia la prima, spero che sia la seconda. Bentancur, appunto, non giudicato perché praticamente io si può dire che non l'ho visto, quindi Sarri, oggi a Sarri do 7, secondo me ha fatto vedere una delle migliori Juventus da quando lui è alla guida, non siamo ancora sui livelli di quell'ora che ho visto contro il Napoli,
Però ho visto, soprattutto nel secondo tempo, degli ottimi miglioramenti anche a livelli di fraseggi. Ho visto una squadra che ha voluto imporsi e questo è quello che io voglio vedere. Ragazzi, in bocca al lupo per la Champions di martedì. Ci sentiamo presto. Ciao.